ragazzi, io sono Nex e bentornati sul canale. Oggi guardiamo assieme una serie di prank che alcuni studenti hanno fatto ai loro professori per vedere un po' le loro reazioni. Ne ho scovati un paio sul web e quest'oggi li guarderemo assieme. Vi ricordo sempre di magari commentare quale vi è piaciuto di più qua sotto nei commenti. E se volete lasciarmi anche un bel pollicione, un bel mi piace di supporto, fa sempre piacere, non solo per supportare me ma anche una prota. Il primo che voglio mostrarvi è questo ragazzo che è entrato in un'aula, adesso non so se fosse un'assemblea di istituto o una vera e propria lezione. Beh, in questo caso, ragazza mia, non si usa il telefono in classe, ha finto di essere uno studente di scienze biologiche, adesso correggetemi se ne sapete di più, fingendo di star cercando qualcosa per poi rivelare alla stessa docente che aveva perso una tarantola rossa. Non appena dice questo, tra poco vedrete un ragazzo che si alza tipo Usain Bolt e se la sveglia. E sempre comunque tra parentesi, una tarantola rossa, fate conto che grande, ecco il ragazzo che scappa, da 2 a 10 centimetri per un totale con apertura di zampe può arrivare fino a 30, quindi è più grossa, cioè non è più grossa della mano, non sta sulla mano. Beh, comunque non appena dice questo, guardate raga il trambusto che si viene a creare, tutti quanti in piedi, alcuni che scappano, seguono un ragazzo di prima e si crea la baraonda, insomma il finimondo, per poi alla fine questo ragazzo rivelare trattarsi di uno scherzo. Diciamo forse questo era anche il meno bastardo, ragazzi, sono quelli che sono veramente, veramente da figli di puttana. Nel secondo che guardiamo, questo professore si accinge a cancellare la lavagna per scoprire una spiacevole sorpresa, o meglio, un tenero gattino, un bellissimo gattino, va a trasformare il tutto un cazzo, ragazzi. Prende anche la premura di cancellare bene, che si possa capire. Accompagnato sempre da Mister Nasone, che anche Mister Nasone non è tanto family friendly. Beh, però è stato rifatto anche questo scherzo in maniera un pochino più professionale da questi ragazzi che hanno praticamente scritto sulla loro lavagna: so che ami i gatti, cancellami. Arriva il punto che a forza di passare ai professori c'è quello che si incuriosisce. E cosa fa? Allora prende il cancellino e prova a cancellarlo, trovandosi a trasformare un grazioso gattino nel cosiddetto collo dell'oca. Ragazzi, il colpo di classe è quando dopo i resmi sotto ci mette fail, levando anche alla fine so che ami i gatti con so che ami il... Non buona. Magari scrivetemi qua sotto se qualcuno di voi ha mai provato a fare questo a scuola. E ragazzi, il prossimo è il numero 3. Guardate ragazzi cosa hanno fatto. Qui in un liceo hanno attaccato delle corde, o meglio dei fili, o non so se siano elastici, cosa diavolo siano, comunque da un armadietto all'altro per tutto il corridoio. E questo professore, io non so con che testa, continua ad andare avanti nonostante gli elastici continuino a intrecciarlo, a insomma legarlo come un salame, facendo terminare il tutto col professore che alla fine sbrocca perché è letteralmente girato, sembra una pancetta, anche perché non è che sia così tanto in forma, sbroccando male con gli alunni che cominciano a ridere come dei porci. Questo professore vince il premio sicuramente come miglior insaccato del 2018. Qui ragazzi raggiungiamo la parte epica del video, perché nell'aula di informatica hanno pensato bene di sostituire un computer funzionante con uno non funzionante per poi distruggerlo malissimo e vedere la stessa reazione del professore di informatica. Come un vero ladro da supermercato tira fuori la tastiera, la piazza al suo posto e appena arriva il professore è pronto per iniziare questo scherzo. Tra poco dalla di matto, come vedete, comincia un po' a scaldarsi, spacca la tastiera contro il monitor, la distrugge, la piega col ginocchio per poi prendere il monitor, scannarlo contro il muro, innescando così la reazione del professore, che adesso io non so, dalla spinta che gli è arrivato contro molto probabilmente gli aveva tirato un ceffone, non lo so, però sicuramente non l'ha presa bene, anche perché non abbiamo dettagli sul dopo, ovvero quando gli hanno rivelato che era uno scherzo. E al primo posto abbiamo questo ragazzo. E cosa ha fatto di particolare? Ha finto, o meglio ha voluto fare uno scherzo a un suo professore, fingendo di aver avuto una colluttazione con un suo compagno di classe e essere rimasto, non dico ferito, se non quasi morto. Come vedete gli stanno applicando, non so cosa diavolo sia, in testa, per appunto far sembrare un'abbondante fuoriuscita di sangue, per poi vedere la sua reazione. Questo è il risultato dopo la preparazione, come vedete è veramente veramente fatto bene. Sembra realmente che questo ragazzo abbia appunto ricevuto o delle botte oppure che gli abbiano veramente pestato malissimo. Appena arriva il professore, questo finge di averlo menato, tipo di aver pestato la sangue, e il nostro professore va nei matti, è impanicatissimo di questo ragazzo che sembra letteralmente morto, mentre il finto artefice del pestaggio se ne scappa via, rendendo la cosa ancora più drammatica per lo stesso professore, per poi terminare il tutto con lo stesso ragazzo che rivela essere uno scherzo e il professore va fuori di testa, o meglio la prende piuttosto bene per essere uno scherzo. Sicuramente diversamente non poteva prenderla, dato che non so se fosse lui il responsabile, ma non si sarebbe trovato in grane piuttosto piacevoli, ecco. E questo era appunto al primo posto di questa classifica sui prank fatti ai professori. Scrivetemi qua sotto se magari qualcuno di voi ha mai fatto uno scherzo di qualsiasi tipo a un professore, e se sì quale. Con ciò io spero comunque di aver divertito e trattenuto per qualche minuto. Vi ricordo che se volete seguirci sui social li trovate tutti quanti in descrizione tra i commenti come al solito. Se volete altri video del genere, sempre comunque scrivetemeli qua sotto. Io vi saluto, che dire, qui da Nex è tutto.